Oggi ragazzi facciamo uno studio di funzioni completo con una funzione che potrebbe davvero molto somigliare a quella del computing cluster. Ad esempio una funzione del genere, in cui noi dobbiamo fare quindi dominio, zero di positività, zero della derivata, positività della derivata. E va bene. Quindi partiamo pian piano dal punto 1, dal punto 2, dal punto 3 e la facciamo. La prima cosa da fare ovviamente cos'è? Disegnare un bel grafico in cui inizialmente non si disegna niente perché non abbiamo ancora fatto i punti. Allora, cominciamo dal punto 1. La nostra funzione è fatta così: 2x fratto x alla seconda più 1. Allora, vi ripeto che il dominio, se ci sono delle funzioni solo tranquille, quanto fa? 0. Sempre. Qui le funzioni non tranquille, cioè quando abbiamo una radice, un logaritmo oppure dei denominatori. Qui vedete qualcosa del genere? Denominatore. Quindi per il punto 1, per avere il dominio, io dovrei porre il mio denominatore che cosa? Uguale a 0 o diverso da 0? Diverso da 0. Quindi questa cosa, il modo più facile per vederla è portare di là l'1, perché quando è che x alla seconda è diverso da un numero negativo? Sempre. Quindi cosa vuol dire sempre? Che il dominio in realtà è non è appartenente a sì, quindi è sempre. Quindi io nel dominio, nel grafico, non devo assolutamente togliere nulla. Nel senso che vanno bene tutte le x. E quindi non si fa assolutamente niente. Prof, è un'ultima cosa. Ma nel caso di togliere qualcosa lo devo fare. Bene. Adesso alla fine di questo facciamo uno studio completo, alla fine facciamo un attimo di pausa e vi faccio vedere invece se bisognasse togliere qualcosa cosa bisognerebbe fare, giustamente. Perché adesso noi abbiamo solo incontrato cose in cui il dominio è sempre. E quindi. Poi vediamo un po' di casi. Va bene. Il dominio è fatto. Il dominio è fatto perché è sempre. Andiamo al punto 2. Allora, li zeri significa porre la mia funzione uguale a 0. Quindi scrivo la mia funzione e la pongo uguale a 0. Adesso vi faccio vedere una cosa bella. Cioè, partendo dal punto 1, ci sono delle cose che vi salvano la vita. Quali? Adesso, visto che è un'equazione, bisognerebbe fare le CE. Ma le CE, ragazzi, le abbiamo già fatte nel punto 1. Perché ci siamo chiesti, quando è che x alla seconda più 1 è diverso da 0? Ce lo siamo già chiesti, quindi non è che bisogna rifarle. Semplicemente si può tranquillamente moltiplicare di qua e di là per x alla seconda più 1, in questo modo il denominatore va via. E quindi cosa viene? Una cosa molto semplice. X uguale a 0. Perché viene 2x uguale a 0 e quindi x uguale a 0. Questo è il mio 0. Cioè, cosa vuol dire? Che noi ci eravamo chiesti quando è che la funzione faceva 0 e abbiamo trovato questo bel punto qui. Per cui la y ovviamente fa perché ce lo siamo chiesti. Quindi graficamente cosa devo fare se cosa è difficile? Cosa devo disegnare? Un punto sull'origine. Perché gli zeri ci permettono di trovare i punti
non sull'origine, ci permette di trovare i punti che come intersezione hanno l'asse x, il punto di altezza 0, che poi x venga 0 è un caso. Allora, x uguale a 0 è venuto con l'esercizio, tutti quegli altri esercizi come ieri era ad esempio venuto, se non sbaglio, 0 e 2, quindi le x le trovate voi. Ovviamente la y fa 0 perché ci siamo chiesti quando la y fa 0, cioè negli zeri la y fa sempre 0. Le x sono quelle che vuoi, sono quelle che trovi. Quindi qui è un caso che è l'origine. Basta, il punto 2 è fatto. La y fa sempre 0 nel punto 2, perché è uno 0. Siamo al punto già 3. Dove si fa? Ma prof, ma perché non messo sistema sopra? In realtà non è un sistema, perché gli zeri sono dei punti e i punti hanno bisogno di una scissa e di un ordinato. Ah, ok, sono le coordinate. Sì, quel, il mio 0, che lo chiamiamo A, è 0, 0 e questo è il mio punto A, ok Fabio? Va bene. Punto 3. Siamo alla positività. Beh, tabella dei segni, no? Cioè la vostra testa deve dire io col punto 3 e col punto 5 devo fare la tabella dei segni, perché sono delle disequazioni. Quindi pongo il numeratore maggiore di 0 e anche il denominatore maggiore di 0, sperando che voi sapete fare queste due piccole disequazioni. La prima cosa viene? Il 2 è maggiore di 0. Ah, x maggiore massimo di 0 diviso 2. La seconda? Meno 1. Il 2 di meno 1 è maggiore di 1. No. Bisogna fare. No. È sempre. Allora, si vede abbastanza d'occhio. Allora, si può fare in 2000 modi. O uno vede, penso che appunto Barra abbia detto, beh, ho. La quantità qua di qui è sempre positiva, x alla seconda più 1 è sempre positiva. Oppure potevo spostare di là l'1 e avrei visto x alla seconda maggiore di un numero negativo, sempre. Terza via, che è quella che magari vi piace di più, questa è una disequazione di secondo grado, faccio il delta, trovo meno b, più, faccio proprio il metodo lungo, disequazione di secondo grado. Il delta viene negativo, perché il delta viene meno 4. Se il delta è negativo, se c'è il maggiore è sempre, se c'è il minore è mai. Questa cosa ve l'ho detta 11 volte, ok? Quindi in tre modi diversi si trova che la soluzione del denominatore è sempre. In tre modi diversi, quindi... Capitelo. Sappiamo fare la tabella dei segni su questo? È abbastanza facile. 0 maggiore di x maggiore di più o meno, più meno più, e un sempre invece, quindi viene meno e qui viene più. Allora, vi ricordate dal punto di vista grafico cosa vuol dire? Cioè adesso che arrivo qua, cosa devo fare? No, no. Cioè qua, ogni volta che io finisco un punto, se io finisco il punto 3, non devo fare il punto 4, eh? Devo disegnare sul grafico ciò che ho finito. A sinistra dello 0 perché c'è il punto? Cioè lo... Vediamo allora. Cosa vuol dire questa cosa? Che prima di 0... Ma assolutamente no, ragazzi. Prima di 0 la funzione è negativa, quindi prima di 0 la funzione è sotto, dopo di 0 la funzione invece è positiva. Facciamola... Quindi qua dobbiamo fare soltanto le tappetezze, no? Sì. Cancelliamo quindi a sinistra sopra e a destra sopra. Andiamo a prendere la nostra funzione. Allora... Riassumiamo quello che è successo per la funzione. Qui c'è un bel meno e qui c'è un bel più. Quindi, prima di 0, quindi siamo, per darvi un'idea, in questo mondo, prima di 0, la funzione è
negativa, quindi prima di 0 cancello dove? Sopra. Sì. Sì. E quindi qui ho solo scritto la soluzione. La soluzione è meno più. È difficile di là capire cosa succede? Cioè, dopo zero. Sì. Allora. Perché se è negativa sta sotto, quindi cancelli sopra. Dopo zero. Adesso poi Simone ti spiega anche la parte. Dopo 0 sulle x significa che io sto guardando esattamente questo mondo dopo di 0. La funzione è positiva, quindi significa che in realtà non è proprio questo mondo, la funzione vive solo in questo mondo, no? Vivendo solo nel mondo sopra significa che assolutamente non vive. Ma cosa vuol dire? Qua. Cosa vuol dire che non vive? Che non c'è. Che il grafico lì non c'è. Ma io, per non fare casino per il disegno del grafico, non faccio dei disegni dove è il grafico sopra, metto dove non è. Perché adesso so che la funzione, qualsiasi cosa faccia, vive, quindi la disegno qua e qua. Punto. Ora siamo al punto 4. Allora, ovviamente per il punto 4 bisogna sapere fare le derivate. Quindi avrete la tabella di derivazione, ma comunque bisogna saperle fare, anche se avete la tabella. Quindi intanto le ripassiamo, qualcuno probabilmente le sa anche già fare. Quindi, lo chiamo, perché lo chiamo 4 asterisco? Perché in realtà il calcolo della derivata non è il punto 4. Il punto 4 è come la derivata uguale a 0. Quindi calcolo preventivamente la derivata. Quindi noi abbiamo una funzione che fa 2x fratto x alla seconda più 1 e devo fare la sua derivata. Vediamo come si fa. Quindi capite che in un'ora non è che posso darvi 200.000 studi di funzione, perché ogni passo non è cortissimo. Magari si vedono due, una così e una più semplice. Studiamo il fatto che è fratta. Esatto, allora questa è la derivata di una fratta, perché devo fare la derivata di f fratto g. Quindi viene... Ma nella verifica, cioè, ce le dovrà consultare a memoria? No, ho detto che vi porto le tabelle di derivazione. Quindi, abbiamo... Sotto vi ricordo che c'è g alla seconda, cioè il denominatore alla seconda. Sopra, chi si ricorda come si fa? F derivata. Sì. È la derivata del primo per il secondo. Allora, visto che adesso è importante anche riuscire a scriverle bene alla fine, visto che proprio bisogna farci su dei conti, vi faccio vedere come si puliscono. Cioè, abbiamo la derivata del primo per il secondo, meno che cosa? Il secondo... per la derivata del primo. No, scusate, il primo per la derivata del secondo. Il primo per la derivata del secondo. Allora, come vedete, questa derivata ha creato due piccole derivate, ma adesso spero che uno sappia cos'è la derivata di 2x. Fa 2. Per motivi oscuri no. Perché la derivata di 2x, il 2 è la costante moltiplicativa e può anche uscire. E quindi mi rimane la derivata di x. La derivata di x è quella che ho messo nelle furbate, perché fa morire la derivata. E quindi sostanzialmente qui davanti c'è soltanto un 2. Sappiamo fare, ragazzi, l'altra derivata? Vabbè, Gianmarco, abbiamo fatto la derivata di 2x. Lei che è una somma. Che fa 2. No, perché stavo ricopiando.
Ok. La derivata di x alla seconda più la derivata di 1. Allora, giustamente questa è la derivata di una somma, quindi Paolo dice prima, come ha fatto vedere il prof, la derivata di una somma è la somma delle derivate. Cioè la derivata dell'esponente. Quindi devo fare, facciamolo con calma, devo fare la derivata del primo, ok, più la derivata del, adesso facciamolo tutti i passaggini così. Ora, la derivata di 1 è molto semplice, perché fa 0, è un numero, la derivata di qualsiasi numero fa 0, ed è un'altra delle furbate. La derivata di x alla seconda, qualcuno magari sa che fa 2x, ok? Però perché? Perché questa è una potenza, è tipo f alla n, è qualcosa elevato alla n. Quindi vi ricordo che si faceva come? Era n per la nostra funzione elevata alla n meno 1 per la derivata della mia funzione. Ovviamente da adesso, se cominciate a guardare il video e cercare di fare le derivate da soli, forse è ora. Bisogna sapere fare le derivate. Tutta questa cosa qua, però, non è che è difficilissima, è abbastanza semplice. Perché x, cosa fa? Cosa viene tutto sto robo qua? 2x, perché 2 meno 1 fa 1, viene x, x primo fa 1, quindi... La parte per cui si moltiplica, cioè oggi può anche tralasciare. Se tu come funzione hai x, fa 1 e la puoi tralasciare. Se solo come funzione hai x. E voi dite, secondo me il punto più difficile è il 4 asterisco, perché è calcolare le derivate. E vabbè, mi spiace. Allora, vediamo cosa salta fuori però. Il denominatore si lascia sempre così, non è che si fa la seconda, È più facile tenerlo così. Sopra adesso cosa viene? 2x alla seconda più 2 e poi cosa viene? Meno 4x alla seconda. Sono soddisfatto? Bene, devo ancora finire un attimo, no? Viene una derivata e abbiamo finito, che fa meno 2x alla seconda più 2 fratto. Voi dite, adesso io non sono capace di fare il punto 4 e il punto 5 su una cosa così difficile, no? Perché è diventata molto più difficile rispetto alla funzione che avevo all'inizio. Quello che c'era dopo, meno 2x, una parentesi quadra, poi 2 meno 2x. Ah beh, Simone, ho fatto semplicemente 2x per 2x che fa 4x alla seconda. Ah, lo facciamo un ma facciamo una derivata che è risultata dalla prima derivata. No, no. Qui abbiamo fatto solo la derivata della nostra funzione. Non ho fatto derivata di derivata. Ho calcolato la derivata di 2x fratto x alla seconda più 1. Voi da soli riprovate a farla con le tabelle di derivazione davanti, sono sul in didattica multimediale, potete scaricarle come PDF, potete anche stamparle. Questi qui sono tutti argomenti di quarta, solo che poi per fare gli argomenti di quinta. Allora, questa è la nostra funzione e voi dovete essere in grado di trovarla. Perché? Perché altrimenti il punto 4 e il punto 5 li vedete col binocolo. Adesso io devo porre uguale a 0 questa per il punto 4 e poi per il punto 5 devo porla
maggiore di 0. Punto 4, punto 5. La parte sopra. Ok. Punto 4. Pongo la mia derivata uguale a 0. Vedrete che è più semplice di quello che è. No, quello di prima era il 4 asterisco. Adesso il punto 4 è: pongo la mia derivata uguale a 0. Ora mi viene meno 2x alla seconda più 2 fratto. Attenzione ragazzi a questa quantità, perché molti avranno sempre voglia di fare la quadra perché vogliono farmi vedere che sanno fare il doppio prodotto, ma se la fanno si impiccano, perché se la tenete così è di una semplicità disarmante. Questa ragazzi è ancora un'equazione con l'uguale, quindi cosa bisognerebbe fare? Le CE, porre questa cosa diversa da... Ma io l'ho già fatto nel dominio. Dimmi, Amedeo. Cos'è che proviamo ponendo la derivata uguale a 0? Ponendo la derivata uguale a 0, si trovano i punti stazionari. Che è una cosa che abbiamo visto nella seconda lezione, avete tutti i video. Sì, no, beh, mi ricordo che avevamo fatto, mi ricordo tutto. Quindi... Adesso si pone questa quantità uguale a 0 e vi dico, essendo un'equazione, il problema adesso sarebbe in qualche modo togliere il denominatore senza fare casino. Quindi ancora una volta dovrei porre questa quantità diversa da 0. Se vi ricordate, questa quantità a meno del quadrato è la stessa quantità che c'era nel dominio. Quando io mi ero chiesto del punto 1, quando è che x alla seconda più 1 è diverso da 0? E la risposta era sempre, quindi va sempre bene, in sostanza va via, perché è moltiplico di qua e di là per la stessa quantità. È per quello che vi dico di tenerla così, ok? Perché è uguale a quella che c'era nel punto 1 e nel punto 2. Quindi rimane una cosa più semplice, che spero voi sappiate fare. Rimane soltanto meno 2x alla seconda più 2 uguale a 0. Questa, prima di tutto vi dico di cambiargli il segno. Ora, sappiamo fare le equazioni di secondo grado? Per chi vuole... Il prossimo anno non ritrovarsi tutti sulla stessa sedia? Sì. Quindi 2x alla seconda meno 2 uguale a 0. Trovo x1 e x2. Allora voi lo fate, ok? Però perché un attimo sveglio lo fa a mente. Allora, prima di tutto posso dividere per 2, tanto viene la stessa cosa. Ok, si può fare anche facilmente questo, perché qual è la soluzione di x alla seconda meno 1 uguale a 0? La stessa di x alla seconda uguale a 1. E quindi le soluzioni sono x uguale a più o meno 1, perché quella di par si fa il più o meno, ve l'ho detto 11.000 volte. Oppure, quando eravate qui... Voi facevate il calcolo con il delta e vi veniva meno 1 e più 1. Quindi avete ancora 200.000 modi per farlo. Noi possiamo veramente dividerlo per 2? No, no. Qualsiasi cosa nelle equazioni si può dividere per lo stesso numero. Di qua e di là. Più o meno. E quindi va bene. Quindi x uguale più x alla seconda. Quindi x meno 4 sarebbe stato x alla seconda meno 2. Tu avessi 2x meno 4 uguale a 0, verrebbe x meno 2. Quindi, qui siamo sulla parte in cui vedo vi state molto agitando, ma vi ripeto che manca un'ora e 10 al compito. E questa cosa non so se sapete farla. X uguale a più o meno 1. Allora, x uguale a più o meno 1 è la soluzione del punto 4.
dove eravamo alla ricerca dei punti stazionari. Bene, quanti punti stazionari abbiamo trovato? Due. Quindi lo chiamiamo ad esempio, ma diamogli due nomi, ad esempio allora li chiamiamo Q ed R. Allora Q, perché ne disegno due? Perché Q magari ha una scissa che fa meno 1 ed R invece ha una scissa che fa 1. Allora, visto che sono punti, voi mi dovete dire anche qual è la loro Y. Assolutamente no. Com'è che si fa a trovare l'ordinata? Devo ovviamente sostituire il valore della mia X nel valore della Y. Devo trovare la Y. Quindi meno 1 meno 1. Devo sostituire una volta meno 1 per trovare l'ordinata di Q e una volta 1 per trovare l'ordinata di R. La domanda è, visto che il 50% se me lo dicessi lo sbaglierebbe, questo valore qui lo metto nella derivata o lo metto nella funzione? Funzione. Ovviamente lo metto nella funzione. Quindi. Ma quindi proprio quando faccio sta roba qua devo darci quando guardo questa reciproca? Eh no, assolutamente no. Perché se tu hai un punto per trovare la sua ordinata, non devi guardare la derivata, cioè il punto 4 asterisco, devi guardare la funzione che ti ho dato nell'esercizio. Certamente. Allora, mi sapete trovare ad esempio l'ordinata di un punto che come x ha meno 1? Non è difficile. Al posto della x ci metto meno 1. Cosa viene? 2. Ah, non lo so. 1. Ma ragazzi, penso ci sia poco da ridere. Ci sostituiamo 1 x fratto 1. Però sostituiamo 1 e viene. Perché se x fa meno 1 viene 2 per meno 1, che a casa mia fa meno 2, fratto 1 più 1. Quindi viene meno 2 fratto 2, che fa meno 1. Cosa vuol dire questo? Che il punto Q, che io non sapevo che ordinata aveva, ha coordinata meno 1, meno 1. Quindi posso disegnarlo, so dov'è. Il punto R, adesso io non devo ritornare su, adesso voi ce l'avete. Se sostituisco x uguale a 1, cosa viene? 1. Quindi finalmente ho il punto Q e il punto R. Riusciamo a disegnare questi due punti? Sì, è una cavolata. Quindi il punto Q è esattamente, se prendiamo come unità due quadretti, è esattamente questo punto qui. Il punto Q è meno 1 meno 1, mentre il punto, l'altro l'ho chiamato R, è esattamente il punto che è qua. Ci manca ora il punto 5 e poi abbiamo terminato. Il punto 5 è semplicemente prendere la derivata calcolata e porlo maggiore di 0. Quindi prendo la mia derivata e la pongo maggiore di 0. Allora, qui la testa deve dire tabella dei segni, ok? Perché è una disequazione. Quindi devo porre la prima quantità maggiore di 0 e la seconda quantità. Vi farò sempre vedere che il denominatore, se lo tenete così, è molto più facile. Perché viene una cosa molto semplice.
E perché magari la gente vedendo delle tonde cerca magari di farlo diventare x alla quarta più... Quindi poniamo questa quantità maggiore di 0. No, perché il punto 5 è la funzione maggiore di 0, la derivata maggiore di 0. Esatto. Allora, facciamo prima il secondo, Simone, usando la testa. Quando è che una cosa elevata alla seconda è maggiore di 0? Sempre. Quindi se voi vi tenete i quadrati, vengono delle cose molto facili. Quindi sarà una riga di più nella tabella dei segni. Ora, dobbiamo fare invece questa disequazione di secondo grado. Vi farò vedere che in realtà è già quasi fatto, perché nel punto 4 abbiamo già trovato x1 e x2. Quindi ci usiamo la testa. Però Simone ha detto una roba furba, cioè prima devo assolutamente cambiare il segno. Ok. Stiamo calmi. Allora, disequazioni di secondo grado, com'è che si fa? Calcolo il delta. Trovi due numeri. I due numeri io in realtà li ho già trovati, perché sono meno 1 e 1. Allora, visto che, però essendo una disequazione, finisce o con i valori interni o con i valori esterni. Visto che appunto grazie a Simone abbiamo creato il minore crea i valori interni. Quindi viene, e abbiamo praticamente finito l'esercizio, x compreso tra meno 1 e 1. Ok? Quindi il punto 5 è finito, basta solo fare la rappresentazione grafica di quello che abbiamo fatto e abbiamo terminato. Bravo, bravo Gianmarco. Cioè, il punto 3 e il punto 5, anche se non dovrebbe sempre finire con una tabella dei segni, perché ci aiuta poi per il grafico. Quindi, anche se la soluzione è già stata scritta, noi la tabella dei segni la facciamo lo stesso, cioè solo rappresentandola. Cioè, visto che la soluzione è x compreso tra meno 1 e 1, disegniamo meno 1 e 1. E la soluzione dove l'abbiamo trovata? Quindi facciamo meno più meno. Questa è la mia, è il segno della mia derivata. Quindi la mia derivata è positiva tra meno 1 e 1 ed è negativa nei valori esterni. Dimmi se vediamo anche la scoda del uguale. Allora, Simone ovviamente ha detto una cosa furba. Questo ovviamente è solo la riga del primo. La riga del secondo, visto che è ininfluente, perché sarebbe più e quindi non cambia assolutamente niente. Però dovrei farla, eh? E sarebbe venuta esattamente questo. Ultima cosa. Cosa significa che la derivata è negativa? Che la funzione è decrescente. Questa è la cosa. Il punto 5, ragazzi, ci dice dove la funzione sale e dove la funzione scende. Se la derivata è negativa, la funzione scende. Se è positiva e invece se è negativa, ricomincia a salire. Ultima cosa, vabbè, quindi Gianmarco, devi guardare il segno della derivata, se è negativa scende. Bravo, perché adesso il punto stazionario che ha la x uguale a meno 1 era R o Q? Come l'abbiamo chiamato? Q. Il punto con x uguale a meno 1 è Q. Quindi il punto Q di coordinate meno 1, meno 1 è un punto di minimo, perché in Q prima la funzione scende poi sale, quindi ovviamente Q è un bel minimo. Invece l'altro punto che abbiamo chiamato R, che è esattamente questo qua, giusto Simone, è un punto di massimo. Ora rappresentiamo sul grafico queste informazioni
e l'esercizio è terminato. Prof, ma non ho capito una cosa. Sì. Tipo, come facciamo a guardare, a vedere quando è un flash tangente orizzontale? Ah, quando è un flash tangente orizzontale? Bella domanda. Adesso termino lo studio e poi ti dico un po' come si fa a vedere. Perché tu dici, beh, se prima scende poi sale a un minimo, prima sale poi scende a un massimo, quando è che è un flash tangente orizzontale? Rimane dritto. Ve lo faccio vedere. Questo. Ragazzi, vediamo come rappresentare il punto 5. Allora, prima di meno 1 la funzione scende. Allora, Q intanto è un punto di? È un punto stazionario, ma è diventato un minimo. Cosa vuol dire? Che sotto di lui, localmente, non c'è niente, perché lui è il punto più in basso nei suoi pressi. Mentre R, essendo un punto di sopra di lui, non per sempre, vicino a lui, è un punto di massimo. Quindi si può fare una cosina del genere. La funzione, quindi dimmi Gianmarco, prima di meno 1 sta decrescendo? Quindi si disegnano delle freccettine che ci dicono che la funzione si sta dirigendo verso Q, ok? Scendendo. Quindi sta scendendo, la funzione sta scendendo verso Q. Poi quando è in Q, visto che è un minimo, la funzione non può fare nient'altro che risalire, tra l'altro fino a 1. A 1, quindi la funzione ovviamente passerà per A, ok? Fino a che non incontra R, che è un massimo. E quindi poi è costretta A. Però scende fino a meno 1 ancora. Scende fino a più infinito. Scende fino, scende per sempre. Sì, però non entra mai da sotto. E non potrà mai andare qui sotto. Quindi questa è la fine del... Cioè voi adesso non dovete fare il disegno, provare a disegnarla, ok? Questa è la fine del nostro esercizio. Quando noi faremo i limiti, cioè tra un po', capiremo che questa funzione, però questo non dovete farlo, è per darvi un'idea, la nostra funzione fa così. Ok? Questo è il grafico. Ma come abbiamo capito, ci potevate arrivare.